buonasera. La serata di stasera è solo per vedere un attimo le novità delle CDL per chi ha già la skill card e per vedere perché prendere le CDL per chi non l'ha presa o avesse una mezza intenzione di conseguire la certificazione. Partirò con le motivazioni, che sono secondo me quelle più importanti, dopodiché illustrerò quelle che sono le differenze con la vecchia skill card e che cosa è cambiato. Allora, le CDL che cosa certifica? Certifica le conoscenze di informatica, garantisce la conoscenza minima degli strumenti informatici. È un'iniziativa sostenuta dall'Unione Europea ed è riconosciuta dalle pubbliche amministrazioni di molti stati membri. Io dico sempre che le CDL si può sostenere in tutta l'Europa praticamente. Ci sono anche degli stati extra Europa che avevano aderito al progetto ECDL. Perché conseguire la patente? Per avere un uso consapevole delle nuove tecnologie e per aumentare le possibilità di un lavoro, di ottenere un lavoro buono e gratificante. Non è raro il caso di ricerche di lavoro, anche presso agenzie interinali, che richiedono la certificazione ECDL. Il problema sorge per tante ditte che sono certificate con gli standard e spesso noi ci siamo trovati anche agli esami delle persone che impiegate in ditte chiedevano la certificazione perché avendo la ditta certificata volevano che i propri dipendenti avessero la certificazione CDL. Le ditte chiedono la certificazione CDL per un semplicissimo fatto: il costo di alfabetizzazione dell'informatica è troppo alto, quindi spendere soldi per informatizzare le persone non conviene. Loro vogliono delle persone che abbiano una certificazione che garantisca che almeno il minimo si sappia fare o comunque ci si sappia muovere negli ambienti tipici di un ufficio, quindi trattamento testi piuttosto che fogli di calcolo, piuttosto che internet. L'università. I dati ci sono stati forniti direttamente dall'AICA, riguardano la nostra facoltà qui del Piemonte Orientale, quindi sto parlando di Novara, Alessandria, Torino e dintorni, hanno 107 corsi di facoltà. Su 107 corsi, 99 corsi riconoscono da 2 a 6 punti di credito a chi sostiene l'esame delle CDL. Non sono pochi, eh? Addirittura ci sono 37 corsi che consentono di sostituire un esame tradizionale con la certificazione CDL. Cosa vuol dire? Che se io non voglio dare un esame che mi può stare particolarmente antipatico o non riesco a sostenerlo, eccetera, se sono in uno di questi 37 corsi di laurea, posso sostituire un esame tradizionale con le CDL. Guardate, solo 8 su 107 sono proprio poche, non riconoscono assolutamente niente alle CDL. Mi sono informato un attimo, il Politecnico di Milano la dà per scontata, la Bocconi di Milano dà le CDL come certificazione scontata, cioè chi si iscrive alla Bocconi di Milano per loro automaticamente ha già le CDL in tasca. I tipi di certificazione. Le certificazioni che noi daremo o comunque su cui noi puntiamo come centro ECDL sono 3. La certificazione base, che si basa su 4 esami, poi vedremo quali. La certificazione standard, che è una novità di quest'anno. E la certificazione full standard. Guardando bene come sono disposte, bisognava forse cambiare i nomi. Chiamare full standard una certificazione, standard un'altra. La standard praticamente sostituisce le CDL core. Al livello core, che dovrebbe essere il livello dei 7 esami, abbiamo 2 percorsi diversi. La certificazione di base su che cosa punta? Allora, computer essentials. Conoscenze essenziali all'informatica. Quindi che cos'è un computer, che cos'è un monitor, una periferica,
cos'è la CPU, che cosa fa, quali compiti vengono svolti, che cos'è una rete, eccetera. Proprio tutta la teoria di base dell'informatica. Online Essentials è ovviamente l'esame corrispettivo della conoscenza di base su internet. Quindi sapere che cos'è la posta elettronica, come cercare un sito in internet, come navigare tra le pagine in internet. Attenzione, Essentials, quindi vuol dire proprio le conoscenze minime. Poi c'è Word Processing. Gli ultimi due moduli sono i due moduli tipici di un ufficio. Word Processing, scrittura di lettere commerciali, di lettere, l'uso del Word praticamente, conoscendo il pacchetto Office. Il secondo, Spreadsheet, cioè l'ultimo, scusate, Spreadsheet, è il foglio di calcolo Excel. Quindi, per un'azienda, saper fare una fattura con Excel, saper fare la somma tra celle, eccetera. Questi moduli, questi quattro moduli, sono obbligatori per tutte e tre le specializzazioni. Quindi, che io prenda la base, la full o la standard, questi quattro moduli vanno sostenuti. La certificazione full standard prevede, oltre agli esami che abbiamo detto prima, Information Technology Security, quindi la sicurezza in internet, sicurezza delle reti. Cominciamo a entrare più nel dettaglio, antivirus, firewall, phishing, eccetera. Presentation. Il modulo presentation equivale al modulo di PowerPoint, quindi creazione di diapositive, creazione di presentazioni, modulo che può servire anche per chi lavora in azienda, per esempio se l'azienda lo incarica un certo dipendente di fare le presentazioni dei prodotti. Una rubinetteria che convoca i propri agenti per presentare un nuovo prodotto di sicuro farà delle presentazioni PowerPoint. La persona addetta potrebbe essere una persona che ha preso le CDL. Online collaboration. Sempre più urgente è il lavoro online, il telelavoro. Non so se ne avete sentito parlare, tante ditte per ridurre i costi e i tempi morti di trasferimento consentono di lavorare a casa. La comunicazione tra casa e l'ufficio, la sede centrale, avviene online. Quindi la persona a casa è responsabile del proprio tempo, lavora quando ritiene necessario, quando ritiene opportuno, anche di notte, e invia alla ditta il lavoro fatto, riducendo tempi di spostamento, eccetera, abbassando i costi. La standard. Allora, voi vedete che ci sono dei moduli scritti in nero e dei moduli scritti in blu. Questi moduli che vedrete sono tutti facoltativi. Quindi, per prendere la certificazione standard, oltre ai 4 che abbiamo visto della certificazione base, bisogna prendere altri 3 esami scelti tra questi. Quelli in nero sono attivi, quelli in blu sono ancora non attivi, cioè ci sono come nome, ma non ci sono ancora come esame. L'unico che è attivo, anche se il programma non c'è, è Using Database. Using Database è attivo perché sostituisce di fatto Access della vecchia skill card. Posso scegliere per esempio CAD 2, faccio della progettazione, ho bisogno di fare dei disegni in 2 dimensioni, ho l'esame CAD 2. Lavoro in un ambiente ospedaliero, ho l'esame HALT che mi permette di specializzarmi in quel settore. Project Planning invece è proprio la pianificazione dei progetti. Dove si sostengono gli esami? Gli esami sono sostenibili presso qualsiasi test center. Il nostro è marcato come AAO01. Per sapere i posti dove si possono dare gli esami, dove si trovano i test center, basta andare sul sito dell'AICA e c'è l'elenco delle sedi d'esame. Deve essere un centro accreditato e dovete vedere quali sono le modalità. Per esempio, la modalità per fare gli esami da noi è iscrizione
almeno una settimana prima dell'esame. Non si paga nessun bollettino come succede da qualche parte, si viene presso la nostra segreteria, c'è la segretaria che prende l'iscrizione all'esame e i soldi direttamente. Altri facciamo la ricevuta e siamo a posto. Altri test center invece chiedono che si vada in posta a pagare un bollettino, si vada in segreteria col bollettino pagato, cioè con la ricevuta, dopodiché si fa l'iscrizione all'esame. La scelta dell'esame è indipendente dall'esame. Se io ho comprato la Schilcara Borgomanero, mi trasferisco per un qualsiasi motivo in un paese d'Europa dove c'è un test center, posso sostenere tranquillamente il mio esame. Tutti i test center sono equivalenti. Quindi se io do l'esame, per esempio a Londra, varrà come se l'avessi dato a Borgomanero. Il problema è la lingua, perché in Italia, poi lo vedremo, possiamo dare l'esame in italiano e in inglese. A Londra, sinceramente, conoscendo gli inglesi, non lo so se ci danno la possibilità di farlo in italiano. Come avviene l'esame? L'esame è un esame a tempo. Il tempo a disposizione è di 35 minuti per il computer Essentials e di 45 minuti per tutti gli altri moduli. Quello che è alto è la soglia per passare l'esame. Attenzione, il voto non ha nessun significato, cioè per AICA l'esame è superato o non superato. La soglia è il 75%, vuol dire che su 36 domande ne posso fare giuste, ce ne devo fare giuste 27. L'esame potete ridarlo quante volte volete, cioè non è un ambiente universitario dove tante volte si sbaglia l'esame, ti impongono un lasso di tempo per poter ripetere l'esame. Qua l'esame si sostiene, se si supera bene, se non si supera si può rimandare. Come ho già anticipato prima, le domande sono 36, 27 devono essere corrette, il tempo a disposizione è di 45 minuti. Tranne che per il modulo Computer Essentials, che è uno dei più cattivi, sono 35 minuti. Computer Essentials è un esame tutto teorico. Gli altri sono esami che comprendono sia teoria che pratica. Quindi spesso ci si trova di fronte all'ambiente lavorativo, potrebbe essere Word piuttosto che Excel, e si lavora direttamente sul programma. Lingue possibili. Attualmente con le GDL Core le lingue possibili sono l'italiano, senza aggiunta di costi, e l'inglese, che invece costa di più. Con la nuova GDL l'esame si può sostenere sia in italiano che in inglese spendendo la stessa cifra. Quindi io posso dare qui a Borgomanero l'esame in inglese, attualmente mi costa di più che darlo in italiano. Come vanno dati gli esami? Sono numerati perché ovviamente bisogna dargli un ordine, ma non c'è un ordine d'esame. Per esempio posso dare prima i fogli di calcolo e poi dare il Computer Essentials, oppure posso dare Computer Essentials, Online Essentials, Word e Spreadsheet. Non c'è nessuno che me lo vieta. Questa è un'opzione di libertà che ci dà l'AICA, di poter sostenere l'esame nell'ordine che vogliamo noi. Nella stessa sessione si possono dare più moduli, cioè posso dare più esami contemporaneamente. Consiglio, non datene più di due. Ci è capitato un caso di una serie di impiegati che la ditta gli aveva chiesto i 7 moduli nella stessa sessione, non ci sono riusciti, proprio diventa veramente difficile, cioè contate che ogni modulo sono 45 minuti. 36 domande moltiplicate per quanti moduli date e diventa veramente una cosa molto pesante anche solo a livello di concentrazione. Dove ci si può esercitare? Allora, andando su Google si può dare simulatore esami CDL, se ne trovano tanti,
Aika suggerisce di andare su simulatlas.com. C'è un piccolo programmino che va scaricato e qui ci sono le simulazioni dei moduli. Aika suggerisce questo. Vi dico subito, perché questa è un'obiezione che mi viene posta spesso, non c'è nessun simulatore, ripeto, non c'è nessun simulatore che sia uguale a quello che succede all'esame. Gli vanno molto vicino, ci sono delle domande che sono simili, ma non ci sono sinceramente dei simulatori che siano uguali al 100% a quello che succede in esame. Quindi non è come l'esame della patente che io ho il libro con sui quiz e poi la patente mi trova esattamente quei quiz lì. Qui faccio la simulazione per prepararmi, va benissimo, per conoscere il mio grado di preparazione, va bene, ma devo mettermi in testa che la simulazione non è uguale all'esame. Documentazione richiesta. Quando ci si presenta all'esame è necessario avere un documento di riconoscimento, quindi la carta d'identità, e fino a oggi la skill card. Diventerà da settembre, la skill card con la nuova CDL è virtuale. Laika fornirà un portale, poi lo vedremo alla fine, dove ogni candidato avrà la sua skill. Quindi sarà in grado di vedere quali esami ha sostenuto, quando li ha sostenuti, su quale syllabus. Tutti i dati che lo riguardano saranno tutti online. Penso che noi come scuola comunque continueremo a tenere una skill card virtuale, cioè non virtuale ma fisica su carta, perché ci è capitato anche il caso di alunni che si sono iscritti due volte allo stesso esame e non si erano accorti che l'avevano già superato. Quanto costa? Allora, presso di noi i costi sono questi. Attualmente, perché ovviamente avendo cambiato le regole, dobbiamo anche noi poi sentire Laika che prezzo ci fa. Comunque attualmente sembra che i prezzi siano gli stessi. Attualmente ai nostri studenti interni dell'ITI Da Vinci, quindi sia la parte tecnologica che la parte economica, spendono 45 euro per la skill card. Per quelli esterni la skill card costa 70 euro. Gli esami. Abbiamo voluto fare una differenziazione tra gli studenti e i lavoratori. Gli studenti di qualsiasi scuola siano, che siano universitari, che siano studenti di altre scuole, eccetera, pagano 17 euro per sostenere gli esami. I candidati esterni invece spendono 20 euro per un esame. È ovvio, 3 esami, 60 euro. Se l'esame non è superato, bisogna ripagarlo. Entriamo nel dettaglio delle novità. Allora, io ho messo la data del 30 giugno 2014 perché è l'ultima data dell'esame della nostra scuola. Cioè noi entro giugno chiudiamo e poi riapriamo a settembre-ottobre, come ECDL. In realtà la data dovrebbe essere quella del 31 agosto, quindi 2 mesi in più. Chi compra la skill card entro il 31 può scegliere. O prende la vecchia card sulla ECDL Core o chiede la nuova certificazione. Di sicuro dal 1 di settembre sono tutte nuove certificazioni. Le skill card acquistate dopo il 30 giugno diventano della nuova ECDL. Cosa cambia? L'ECDL Core dura 3 anni, o meglio, ha validità 3 anni. La compro quest'anno, nel 2017 scade. La nuova ECDL non ha scadenza. Quindi se io ho comprato l'ECDL Core, non è che la butto via. Posso andare in un centro e chiedere la conversione, oppure ho 3 anni per finire i miei esami. Quindi AECA garantisce che almeno fino al 2017 gli esami si possono ancora sostenere con la certificazione Core. I programmi. I programmi dei singoli moduli si trovano al sito nuovecdl.it.
nella sezione moduli. In questa sezione voi trovate tutta la programmazione, o meglio tutto quello che viene richiesto per sostenere l'esame. C'è anche il materiale didattico. Vediamo un po' che cosa può succedere a chi ha sostenuto tutti e sette i moduli della core e ha ancora la skill card attiva. Allora, la cosa che può fare è convertire la sua skill card entro il 31 di dicembre, gli vengono convertiti gli esami e può passare alla certificazione standard, quella dove c'erano tutti i moduli facoltativi. Oltre la data del 31-12 può chiedere la conversione, ma non è più gratuita. Quindi ci viene garantito che fino al 31-12-2014 le conversioni sono gratuite, dopo quella data, quindi a gennaio 2015, la conversione è ancora possibile, ma è a pagamento. Generalmente il pagamento è una skill card nuova. Un ECTL Core scaduta, data con il syllabus 5, che è quello che c'è in vigore da 4 anni ormai, si può chiedere anche qui la conversione. Non è gratuita, nel senso che l'AICA chiede l'acquisto di una nuova skill card. Poi vedremo con le conversioni che cosa succede. Dobbiamo scegliere un esame, anche qua, prima non ve l'ho detto, anche c'era nella diapositiva. Anche se la skill card è ancora in validità d'uso, bisogna sostenere un ulteriore esame. L'esame da sostenere consigliato da AICA è Information Security, cioè Information Technology Security, quindi quello sulla sicurezza delle reti. Quindi se io ho sostenuto i 7 esami dell'ECTL Core facendo la conversione, l'ente di calcolo, l'ente italiano per il calcolo automatico, mi dice ti conviene dare quell'esame lì, perché è uno dei più richiesti. Il passaggio alla nuova ECTL di fatto serve per non dare più scadenza alla patente, perché il ragionamento di AICA è il seguente: la skill card vi servirà anche per le future certificazioni. Avete preso la patente ECTL standard, ok, dovete dare l'esame HALT perché vi serve lavorativamente, diventa un esame di specializzazione che viene inserito in modo automatico sulla vostra skill card. Non dovete comprare una skill card nuova. Da quel lato diciamo che è un vantaggio. Qui vi dico, cioè qui riassunto un po' quello che ho detto prima, nel senso che avete tempo fino al 31 di dicembre per chiedere la conversione gratuita alla nuova ECTL. Che cosa succede nei passaggi? Allora, il modulo 3 dell'ECTL Core, che è Word, viene convertito in Word, quindi praticamente non cambia niente. Il modulo 4, che è Excel, anziché chiamarsi Excel si chiamerà Spreadsheet, che è il termine tecnico per dire foglio di calcolo. Il modulo 6, che è PowerPoint, diventa il modulo di presentazione, quindi viene convertito in Presentation. I pasticci cominciano qua. Il modulo 1, che era quello che riguardava tutta l'informatica di base, quindi tutta l'ergonomia, la sicurezza, che cos'è EULA per esempio, cioè i contratti che noi firmiamo su internet, eccetera, con il modulo 2, che della vecchia ECTL Core era quello sul sistema operativo Windows, tanto per capirci, diventano un modulo solo. Quindi l'1 e il 2 contribuiscono a formare il modulo Computer Essentials. Il modulo 7, che era quello che era su internet, quindi tutto quello che era posta elettronica, invio di messaggi di posta elettronica, eccetera, insieme al modulo 1 fanno Online Essentials. Di fatto, 3 esami diventano 2, quindi perdo un esame. Ecco perché nella conversione sono obbligato a scegliere un esame tra i facoltativi per poter accedere alla certificazione. Il modulo 5, che è Access, che storicamente parlando assieme al modulo 1 è quello che crea più problemi agli studenti,
viene convertito in using database. Se vi ricordate, prima avevo detto che using database era segnato di blu perché non c'era ancora il programma attivo, però per la conversione loro devono concedercelo, quindi il modulo 5 viene convertito in using database. Passaggio alla nuova CDL, altri casi: skill vecchie, syllabus antecedenti al 5.0, quindi stiamo parlando di cose storiche ormai, verranno discussi o caso per caso, o comunque AEK dice: comprando una nuova skill card, sostenendo un esame che è un esame di update, quindi un esame di aggiornamento, è possibile passare alla nuova CDL. Qui ribadisco quello che vi ho detto prima: la nuova CDL non ha data di scadenza, non avendo data di scadenza viene usata da AEK per inserire ulteriori esami che voi sostenete. Se una volta presa la certificazione core, quindi finiti 7 esami, voi non potete più dare niente perché non avete più strumenti per poter dare esami, a meno che non vogliate andare a prendere le ECDL di specializzazione, qui che cosa succede? Che la vostra nuova skill card diventa a tutti gli effetti il libretto universitario su cui voi aggiungete di volta in volta gli esami che sostenete. Questo è il primo punto. Il secondo punto che deve essere chiaro: introducendo la nuova CDL, la certificazione core rimane valida a tutti gli effetti. Mi spiego: se io ho la certificazione ECDL core, passo alla nuova ECDL, non è che la certificazione la perdo, la certificazione mi rimane. Diciamo che passando adesso alla nuova ECDL, in teoria con un esame prendo due certificazioni, perché mi rimane la core vecchia più la nuova ECDL. Entro un po' nel tecnico adesso, abbiate pazienza. Ma allora, qual è il software che è richiesto per il modulo Computer Essentials? Abbiamo la possibilità di scegliere tra Windows 7 oppure, se ci piacciono le suite open source, quindi Linux ci dà la possibilità di lavorare su Ubuntu, e molto probabilmente a breve, non capisco come mai perché ormai XP è un sistema operativo superato, introdurranno anche il modulo di XP, quindi ognuno potrà scegliere se darlo sul 7 o su Ubuntu o su XP. Online Essentials: allora, chi ha fatto la vecchia CDL col modulo 7 doveva lavorare con Outlook e con Explorer. Qui il parco si è allargato perché abbiamo Firefox, Thunderbird, la IE10 Mail e IE10 Gmail. Quindi ho la possibilità di scegliere tra due pacchetti software diversi per la gestione delle mail, e ho la possibilità di scegliere tra due browser diversi. Per l'elaborazione testi: l'elaborazione testi viene fatta o sull'Office 2007 o sull'Office 2010 oppure su LibreOffice 3.5. attualmente la ECDL Core era possibile darla su OpenOffice, adesso è diventato LibreOffice. I database, per chi li vuole dare, non ci sono alternative, praticamente è Access o sul 2007, sul pacchetto Office 2007 o sul pacchetto Office 2010. Information Technology Security è generica, quindi sono domande di teoria, e Online Collaboration, che è quella storia famosa che vi dicevo prima del lavoro online, viene fatta sulla suite Google. Il profile: abbiamo parlato prima delle CDL, cioè abbiamo parlato prima della skill card virtuale. La skill card virtuale ha un profile. Il profilo dove lo troverò? Lo troverò sul portale che il sito dell'AEK mi metterà a disposizione. Qui ritrovo un libretto del candidato che contiene gli esami sostenuti, in che data è stato dato l'esame, il software che è stato utilizzato per dare quell'esame, il syllabus è il programma
proprio il programma scritto di quel di quell'esame e la lingua in cui è stato dato. Il syllabus praticamente è l'indice del libro che tratta gli argomenti dell'esame. Guardando questa cosa, nulla vieta di dare lo stesso esame su suite diverse. Per esempio, il Computer Essentials lo voglio dare su Windows 7 e su Ubuntu, faccio due esami, uno su Windows 7 e uno su Ubuntu, nel mio profile saranno visibili. Il portale del candidato sarà rilasciato nel 2014, conterrà il profile del candidato e le certificazioni che il candidato ha ottenuto in formato PDF, che saranno stampabili in qualsiasi momento. Quindi non c'è più bisogno di ricorrere a segreterie o cose strane, ognuno sul suo profilo trova le certificazioni che ha preso e le può stampare in qualsiasi momento. Allora, uscendo la nuova ECDL, il manuale didattico si trova sul sito nuovaecdl.it nella sezione dispense. Noi come centro ECDL vorremmo organizzarci per procurare un libro di testo a chiunque ce lo voglia chiedere, nel senso che libri di testo ce ne sono in giro una marea. A volte noi ci troviamo spiazzati perché, non usando il materiale che usiamo noi, diventa difficile anche guidare le persone. Quindi l'idea sarebbe quella, quando uno vuole sostenere gli esami, ci dice: ho bisogno del libro di testo, noi come centro ECDL procuriamo il libro di testo, in modo tale che evitiamo dei passaggi, o vi consigliamo un libro di testo, poi lo andate a prendere dove volete, nessuno vi obbliga a prenderlo da noi, ma vorremmo attivare anche questa cosa. Arrivederci.